Potrebbe trattarsi di una vera e propria rivoluzione nel mondo del cinema, considerando che mai prima d'ora era apparso sul grande schermo un supereroe omosessuale, nonostante la proliferazione negli ultimi tempi dei film fumettistici al cinema. A fare da apripista a questa nuova era cinematografica sarà il personaggio di Trini, la Yellow Ranger del film Power Rangers, il reboot targato Lionsgate della celebre serie televisiva. Interpretata dalla cantante Becky G e stando a quanto dichiarato dal regista Dean Israelite all'Hollywood Reporter, la Yellow Ranger farà preoccupare i suoi amici e colleghi che penseranno a un periodo turbolento con il fidanzato senza sapere che a tormentare il cuore di Trini è in realtà una donna. Penso che ciò che renda grande quella scena sia per il film che per la sequenza stessa sia il messaggio va bene, ha dichiarato in proposito il regista. Il film sta dicendo va bene a tutti quei ragazzini che stanno cercando di capire chi sono e trovare così persone simili a loro. Un grandissimo passo avanti che si spera non porti con sé un mare di polemiche, come del resto è recentemente capitato al live action La Bella e la Bestia della Disney, dopo la rivelazione che il personaggio di Letton nel lungometraggio fosse omosessuale. Paesi come la Malesia e la Russia hanno infatti minacciato di boicottare il film, creando una discussione che rischia di replicarsi con i Power Rangers, anche se ovviamente ci auguriamo proprio di no.